Ciao a tutti! Oggi in questo video vedremo da vicino le madrepore blu come le madrepore rosse. Le madrepore blu sono una specie di corallo, vengono anche chiamati corallo spugna, perché è un materiale particolarmente poroso e quindi può presentare proprio sulla superficie dei piccoli puntini neri, dei piccoli fori che sono caratteristici proprio della madrepora. Una cosa importante secondo me nelle madrepore è che sono molto leggere, cioè rispetto ad una pietra dura della stessa dimensione, il peso della perla è minore, quindi vi permettono di creare una realizzazione magari con dei componenti che hanno una dimensione piuttosto notevole, però alla fine il vostro gioiello non risulterà molto pesante a livello di grammi, ok? Adesso come al solito vi mostrerò più da vicino le diverse madrepore blu che Hobby Bernini vi propone. Ci sono due tipi di forme, abbiamo l'oliva e le perle lisce e poi come al solito vi farò anche la solita ripresa dall'alto in modo da cercare di renderci conto delle reali dimensioni di questi articoli. Iniziamo con queste madrepore blu tonde lisce da 6 mm. Il codice del prodotto è ST10806. Queste sono sempre perle tonde lisce, però da 8 mm, un po' più grandi. In questo caso il codice del prodotto è ST10807. Queste sono perle ancora un po' più grandi, dimensione 10 mm, sempre tonde e lisce. Il codice del prodotto è ST10808. Queste al momento sono le perle più grandi di madrepora blu che Hobby Perrine vi propone, sono sempre tondi lisci, dimensione 12 mm, il codice del prodotto è ST10809. E infine ci sono queste olive, 16x10 mm, il codice del prodotto è ST10810. E qui si possono ad esempio vedere bene le porosità, questi puntini neri sono le porosità della madrepora. E adesso un'ultima ripresa per valutare un pochino le dimensioni. Questa è la perla da 6 mm, eccola qui. Questa è la perla da 8, questa è la perla da 10, questa è la perla da 12, mentre questa è l'oliva 16x10 mm. Io come al solito spero che il video sia stato utile e chiaro, ci sentiamo al prossimo, ciao ciao!